Poi, siccome qua ci sarà il Giro d'Italia il 25 di maggio, il Giro d'Italia è il tuo viaggio verso Cipro. Con la bicicletta, io ho già andato, non l'ho più toccata. Più toccata la bicicletta dopo quella volta là. E quindi. Ah beh, l'anniversario c'era ieri, 7 anni che è morta, e lui so che, no, 18, io mi sono laureato 3 giorni dopo, 2 giorni dopo. Amici e amiche della biblioteca, seguite. Salutiamo i tre, beh, ma il ritardo c'è perché c'è. Sì, ci sono 3 spettatori. Adesso si vede. Biblioteca comunale Levico Terme. Così Stammiano. Eh sì. Buonasera a tutti, si sente? Sì? Benvenuti, benvenuto a Maurizio Serafini. Grazie. E benvenuto anche a Mattia Frizzera che farà da moderatore a questa serata. Allora, il libro che presentiamo questa sera si intitola Per fortuna ci siamo persi, l'arte del viaggio imprevedibile, appunto scritto da Maurizio Serafini e edito dalla casa editrice Terre di Mezzo, una casa editrice molto importante per quanto riguarda l'arte del viaggiare, perché la maggior parte dei suoi, a parte le pubblicazioni per bambini, una grossa fetta dei libri pubblicati dalla casa editrice Terre di Mezzo riguardano proprio i viaggi e i cammini. E il libro che presenta questa sera Maurizio Serafini è una raccolta di esperienze, è una raccolta di racconti che provengono proprio dai suoi viaggi, che come Globetrotter, lui ama definirsi proprio Globetrotter, e ha fatto un po' in tutto il mondo. È passato dall'Himalaya, è passato, vabbè, in Italia ovviamente, Monti Sibillini, la zona delle Marche, poi tornando sempre al resto del mondo, India, Cipro, Africa, quindi un po' veramente ecco, la strada dei pescatori a Levico oggi, che ha apprezzato molto, da quello che so. E Maurizio è una guida escursionistica ed ambientale, come vi dicevo ha esplorato l'Himalaya e le Ande, e soprattutto i suoi amati Appennini. È cantautore e musicista ed esperto di strumenti etnici a fiato. Nel 2010 ha pubblicato per la casa editrice Terre di Mezzo Il Cammino Francescano della Marca, insieme a Luciano Monceri, e lo accompagnerà questa sera il giornalista Mattia Frizzera. Ecco, la serata è organizzata dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con l'associazione Strade nel Mondo, e invito a venire qui con me il presidente Massimiliano Osler, e mi premeva un'altra cosa, portare i saluti dell'assessore alla cultura Patrick Arcais, che non può essere qui con noi questa sera, però appunto mi ha pregato di portare i suoi saluti e il suo benvenuto. Ecco, io lascio subito la parola a Massimiliano e vi auguro una buona serata. Grazie Elena, grazie a Mattia per l'invito e per la collaborazione durante la stesura di questa serata.
Sono contento a nome della Sofinestra del Mondo di avere qua con noi Maurizio, che come noi è un globetrotter, è un viaggiatore. Per chi non ci conosce, siamo un'associazione nata dal 2019 qui a Levico, accomunata con la passione dei viaggi. Abbiamo organizzato varie serate introduttive per quanto riguarda la presentazione di stati, ma anche di esperienze a livello mondiale, insomma, e ci fa ben piacere averti qui come ospite. Quando che Mattia per l'appunto stava preparando la serata, gli abbiamo detto sì, ci siamo anche noi per la promozione, per avere qualcosa che accomuni la tua esperienza con quella che facciamo anche noi come associazione. Quindi ben lieti di ascoltarti questa sera e ben lieti di ascoltarti nelle tue mirabolanti imprese e avventure di viaggio. Quindi grazie ancora per la tua partecipazione e buona serata. Lascio la parola a Mattia. Grazie e benvenuti tutti, grazie a tutti che non vi siete persi, che avete trovato la sala comunale. Maurizio l'ha presentato in lungo e in largo, io lo chiamerei semplicemente artista, perché lui è un artista e fa una vita d'artista. Qual è adesso la tua nuova residenza? Via Senza Fissa Dimora numero 1. Io ho pensato per privatizzare, siccome lui prende dei libri e si trova in determinate situazioni. Quindi io ho pensato di dividere in 15 puntate i suoi viaggi, dall'1 al 15. Quindi parteciperete anche voi. Io sceglierò delle persone. Adesso tenete tutti lo sguardo alto. Se partiremo da lì e poi andremo avanti. Domande? Quando volete, alzate la mano, siamo in famiglia, salutiamo chi c'è da Facebook. Dall'1 al 15 abbiamo due ospiti che si sono prese la briga di venire e salire tutto il Brenta e di venire qua, le due ospiti di Bassano che si chiamano Raffaella. E quindi da 1 al 15 cosa scegliete? 12, forse il pellegrinaggio, il Cammino di Santiago. Cosa hai fatto sul Cammino di Santiago? Di illecito. Allora, intanto non a caso hanno scelto il 12 perché ci siamo conosciuti con loro, proprio su questo cammino che è il Cammino Francescano della Marca, che è la conseguenza di una storia che nasce esattamente, casualmente, sul Cammino di Santiago di Compostela. C'è un capitolo in cui racconto, dopo tante avventure, la parte, diciamo, più senile. Quando ci si invecchia, si cerca di percorrere strade un pochettino più agevoli. Non è che il Cammino di Santiago lo sia dal punto di vista chilometrico, stiamo parlando di ben 900 chilometri a piedi, però il Cammino di Santiago presenta una serie di comfort che ti può aiutare e seguire lungo il percorso. Dovevo andare in Ossetia del Sud, poi l'Ossetia del Sud ovviamente mi ha respinto per motivi bellici e avevo un mese di tempo, parto da solo verso il Cammino di Santiago, poi all'ultimo momento si unisce una albergatrice che voleva ritrovare un po' se stessa e poi in realtà ci perdiamo lungo il percorso verso Santiago più volte, ma ci ritroviamo più volte, poi resteremo amici per sempre con questa persona. Cammino di Santiago racconta esattamente quello che ben sapete, è la vicenda di un pellegrinaggio millenario che parte dalla Francia, precisamente dal di qua dei Pirenei, e arriva a Santiago de Compostela. Perché è stato fatto e per cosa è rimasto di quel cammino? Quello che è rimasto, è la cosa più bella di questo cammino, è l'umanesimo incontrato, le storie, le vicende, le non so, storie d'amore, storie di fughe. È la storia del Cammino di Santiago, la storia di commerci, la storia
di centinaia di persone che dovevano scontare delle pene, c'è la storia di centinaia di persone che dovevano dimenticare un amore o che hanno incontrato un amore lungo il cammino, chi ha pregato ardentemente fino alla tomba di San Giacomo il Maggiore. Ecco, il cammino di Santiago è questo, è questa storia, questa vicenda che ti accompagna giorno per giorno con delle persone che partono con te, poi le perdi, poi le ritrovi e ti raccontano vicende della loro vita. Una di queste vicende, tanto per farvi capire, era di un dottore di 82 anni, francese. Io non parlavo bene il francese, ma sta di fatto che dopo vari giorni a fianco a lui, camminando, perché si cammina e non si pensa più a camminare, non si fa più l'impresa sportiva, ma ci si concentra su se stessi e sulle vicende dell'uomo che ti si accompagnano casualmente lungo il percorso. Ebbene, questo dottore partiva ormai da diversi anni dalla sua casa in Borgogna per arrivare il 2 novembre alle ore 11 alla cattedrale di Santiago di Compostela, perché lo faceva in memoria della sua moglie che era morta 12 anni prima, e lui da 12 anni aveva fatto quel percorso e ormai conosceva vita, morte e miracoli di quel percorso, sapeva dove dormire, sapeva qual era il posto adatto per mangiare e conosceva tutte le tempistiche di quel percorso per arrivare esattamente il 2 novembre alle ore 11 alla cattedrale di Santiago sentire la messa per i defunti. Sta di fatto che quest'uomo ormai 85enne, ultra 80enne, decide, dopo aver conosciuto noi, di raggiungere Finisterre, e questa è la vera storia, perché per lui bruciare gli ultimi indumenti che lui portava con sé nello zaino di quella donna straordinaria che doveva essere stata sua moglie è servito esattamente per mettere in pace il suo dolore e quindi far svanire quel volto, così ci ha raccontato. E lui ci ha raccontato esattamente, ci ha detto, ecco, la vita è un mistero. È un mistero, dietro a questo mistero ci sono tante situazioni personali sconosciute, sogni, segni, desideri, aspettative. Ebbene, se noi molliamo gli ormeggi e seguiamo una vita più liquida, meno razionalista, ebbene, lui diceva esattamente questo. Cerchiamo di vivere profondamente tutto quello che potrebbe sembrare caso, destino, fato. E così siamo ritornati a casa con quest'idea e abbiamo ricostruito quell'umanesimo incontrato a Santiago lungo i percorsi delle Marche. Abbiamo creato questo cammino francescano della Marca, a cui poi credo che qualcuno qui questa sera ha già partecipato, i nostri amici conoscono. Facciamo un sondaggio per il pubblico, siamo in 29 in sala, quanti di voi non sono stati sul Cammino di Santiago? Non? Beh, tanti, insomma, quindi un'idea, un'idea un giorno nella vita, ce l'abbiamo. Linda cerca di non prendere il mio sguardo, ma lei, la presidente di Tasso Barbasso, un'altra associazione di camminatori seriali, mi dirà il prossimo numero. Allora, il numero 8, dobbiamo essere politically correct, io ho scritto Himalaya solo, però c'è una famosa rivista che è girata per i borghi delle Marche che aveva un nome storpiato. Allora sì, in Himalaya ho fatto ben 14 spedizioni, alcune memorabili, altre non segnalate, ma non perché non erano memorabili, semplicemente perché sarebbe stato un libro dedicato all'Himalaya. Racconto diverse cose dell'Himalaya, tra cui anche una goliardata fatta con i nostri amici Sherpa che ci hanno accompagnato per le contrade remote del Nepal,
E noi abbiamo fatto un fotoromanzo insieme a loro. Era un fotoromanzo che raccontava di una vicenda, di una delle tante tristi vicende italiane, che delle banche, nel caso specifico una banca marchigiana che aveva utilizzato i risparmi degli investitori, dei clienti per fare investimenti immobiliari. Questa cosa noi l'avevamo saputa anzitempo e decidemmo di fare questo viaggio raccontando questa storia triste, diciamo, di politica italiana, che poi ci hanno denunciato quelli della banca, giustamente quando è uscito il nostro fotoromanzo, dicendo che avevamo sputtanato l'immagine della banca, però sta di fatto che la giustizia ha fatto il suo corso e poi nel corso degli anni quella denuncia è stata non solo ritirata, ma la giustizia ha detto che avevamo ragione noi nel caso specifico, perché è successo quello che è successo. Però se devo pensare all'Himalaya, penso ad esempio alle tante vicende, ad esempio al Tibet, che è stato descritto dal mio grande concittadino Giuseppe Tucci, a cui ho dedicato anni di studio, e che lui veramente potrebbe parlare di questa terra straordinaria del Tibet, e che ha vissuto sia prima che dopo l'invasione cinese. E noi, ecco, siamo stati in Tibet in quegli anni, negli anni 90, alla fine degli anni 90, incontrando gli ultimi nomadi che esattamente erano fedeli al Dalai Lama. Voi sapete che Dalai Lama è poi stato esiliato in India, è andato in Tibet, la Cina ha pensato bene di cinesizzare e di rimpossessarsi di un territorio che per loro era arretrato, e oggi il Tibet non ha più nomadi e soprattutto non ha più quella cultura himalayana tibetana che abbiamo conosciuto alla fine degli anni 90. Quello che hai appena detto, ci hanno già tolto tutte le medaglie che abbiamo preso in questi giorni. Tutte le medaglie italiane ce le hanno tolte in questo momento. Ma c'è anche in Nepal un bambino, una bellissima storia, un bambino che si chiama Kim, e anche lì c'è un bivio preso per caso. Sì, era uno dei viaggi più semplici, 4 giorni di avventura a piedi, poi si arrivava a un lago, Rara Lake, abbiamo piazzato il campo e avevamo un giorno di libertà dai nostri amici Sherpa e soprattutto il nostro amico Chandra, chiamato Sibi, che compare spesso in questo libro. E chiediamo a lui di muoverci in autonomia un giorno. Allora facciamo un gioco. Il gioco consisteva esattamente quello di prendere un sentiero a caso. Di fronte a un bivio, destra, sinistra, prendiamo a destra, sopra, sotto, prendiamo sotto, e poi di nuovo est, ovest, e così una serie di bivi che ci portano a un villaggio che si chiama Murma. Murma non era neanche segnalato sulle cartine. Un villaggio povero, particolarmente povero, di paglia e fango, però i bambini ci vengono incontro festanti, è un giorno di festa, ci portano a quel fiore all'occhiello che loro considerano la scuola. La scuola che altro non era che 4 pali di bambù, un tetto di onduline, un pavimento di terra battuta e 3 insegnanti. Qualcuno parlava l'inglese, ci fanno sedere, ci offrono anche qualche spuntino, ma soprattutto cominciano a parlare questi insegnanti del problema di questa scuola. Ovviamente non ci sono i banchi, non ci sono le cartelle, non c'è l'ospitalità per i bambini che vengono da più lontano, dai villaggi più lontani, ma soprattutto ci presentano Kim. Kim è un bambino di 9 anni, non ha genitori, ha solo un fratello, tra l'altro disabile. E lui non è messo tanto meglio, ha un tumore al posto dell'occhio. Con noi una dottoressa nella nostra spedizione, nel nostro gruppo, che come lo vede dice subito che è un tumore e che andrebbe subito operato. Ma cosa possiamo fare in quel villaggio? Niente, se non una fotografia. Rientriamo in Italia con quella foto, la facciamo vedere a dei medici specialistici, e ci dicono tutti quanti che bisogna operarlo urgentemente perché l'aspettativa di vita è ben poca.
Mandiamo quella foto al nostro amico che sta a Kathmandu, Capo Guida, il nostro amico Chandra, che fa il giro delle cliniche a Kathmandu, e una clinica dice che è disposta ad operarlo, 6.000 euro, facciamo una colletta, una raccolta tra eventi vari, e riusciamo a trovare questi 6.000 euro, li spediamo là e lì parte il miracolo. Il nostro amico Chandra riparte da Kathmandu, deve prendere un volo aereo, poi 4 giorni a piedi va a prendere il ragazzo, lo riprende, lo porta a Kathmandu. Questo bambino di 9 anni, sapendo che qual è la situazione che lui sta vivendo, e soprattutto questa seconda chance che la vita gli sta cercando di mettergli davanti, senza aspettative, però si lascia trascinare. Non dice una parola, arriva a Kathmandu. La moglie del nostro amico Chandra lo assiste all'ospedale, l'operazione riesce, gli mettono un occhio di vetro, poi lui esce dall'ospedale tenuto per mano sia dal nostro amico che dalla moglie che l'aveva assistito durante l'intervento, e piangendo dall'unico occhio vivo dice, per la prima volta parla e dice, soprattutto vorrei restare qui. Certo, è una cosa straordinaria, no? Vedere dal suo villaggio di paglia e fango una città con mezzi, tecnologie, persone, merci. Per lui è qualcosa di straordinario. E sta di fatto che questi due cari amici ci telefonano, dicono, e lui chiede di restare qui, ma come possiamo fare? Non è che lo possiamo abbandonare per la strada. E così decidono di adottarlo. Lo mettono in un collegio per dargli una scolarizzazione, noi partecipiamo nel corso degli anni. Oggi ha 19 anni, questo Kim, bambino, che non è più un bambino ma è maggiorenne, e sta di fatto che ogni volta che andiamo là lui ci guarda con riconoscenza, ci ringrazia, perché è una seconda vita che gli è stata offerta. E quello che penso è che tutti quei bivi, quella lotteria dei bivi che abbiamo fatto là in Nepal, non era una lotteria a caso, c'era qualcosa che ci aveva chiamato esattamente Kim. Il fratello disabile è rimasto nel villaggio, perché succede in Nepal, funziona così, che se ne stavano prendendo carico anche dell'altro bambino, solo che lì ci voleva un intervento ovviamente medico e un po' più specialistico. Altre domande? Allora, nella grande lotteria di Maurizio abbiamo due amici di Maurizio della Piano Rotagliana e facciamo scegliere loro il prossimo numero dall'1 al 15, al 16 anzi. Allora, il 13 dice Grecia, che Grecia però io lo collego anche a Chiesa Ortodossa Rumena, e a Platone, a personaggi che era nella tua attuale casa o era a Macerata, che lo studente greco. Ecco, la Grecia è un posto molto particolare per Maurizio. Sì, diciamo che la Grecia rappresenta esattamente uno di quei destini invisibili, di quelle reti invisibili che costruiscono apparentemente in maniera insignificante, e poi in maniera ti ne accorgi a posteriori, decisiva per la tua vita, le trame di qualche storia pazzesca. E così succede che un amico che si chiama Platone, guarda caso, in realtà è un contemporaneo, no? viene a studiare giurisprudenza nelle Marche, ospite a casa mia per 2 anni, lui rientra ogni volta in Grecia e mi porta in una casa che sta in cima a un colle sopra il canale di Corinto. È una casa bellissima, che è proprio molto panoramica sopra questo canale che lo circonda quasi per metà. E quando succede che quando si vende un terreno di fronte,
siamo, io e una cordata di amici decidiamo di prendere quel terreno e di costruirci un piccolo presidio lì in quella zona. Sta di fatto che tutta l'avventura finisce nel momento in cui uno di questi nostri amici muore. Quindi si perde un po' il senso di quell'avventura. Avevamo sì la terra, avevamo già costruito in un qualche modo la piattaforma su cui avevamo pensato di costruire poi la casetta di legno. Passano 4-5 anni e questo caro amico Stefano compare in sogno e da quel momento riprendono i lavori. Il sogno è importante in questo libro perché governa tante vicende. È come se qualcuno sta provando ad ascoltare una voce che non è quella della ragione, ma è la voce che viene da dentro, che è qualcosa che ti sta arrivando come se fosse un segno. Quindi sogni e segni che arrivano e così succede, che tramite quel sogno ripartiamo con la costruzione di questa casa in Grecia ed è un'avventura internazionale perché andiamo dai boscaioli rumeni in Romania, nella zona della Transilvania, i quali arrivano e poi hanno paura dei fantasmi, degli spettri del bosco, quindi attaccano tutta una serie di talismani, tra cui una croce in alto nella cuspide della casa, del rifugio che stanno costruendo, mi riempiono d'aglio tutta la zona e poi se ne vanno. Però se ne vanno senza finire i lavori al 100%, per cui sono costretto a chiamare una famiglia albanese che viene là e questa famiglia finisce i lavori e poi ecco, questa casa è ormai là da 10 anni e mantiene quella croce su in cima che aveva messo gli operai rumeni, ma soprattutto mantiene quella sua forma di chiesa ortodossa in mezzo al nulla. Abbiamo 3 viaggiatori in fondo alla sala che anche loro hanno un numero per noi. Allora, il numero 7 è uno dei viaggi in autobus con tuo amico Franco e in quel momento lì è uno dei passaggi più divertenti di tutto il libro. Il confine fra la Mongolia e la Russia. Sì. Allora, intanto presento questo amico perugino che si chiama Fausto. Adesso ha 70 anni. È un residuato di un modo di viaggiare degli anni 70, dei primi anni 70, della fine degli anni 60. Quando, ad esempio, l'Afghanistan era diventato crocevia dei popoli, un posto dove ci si ritrovava da tutte le parti del mondo per fare festa, con un'accoglienza pazzesca. Ora se si pensa all'Afghanistan oggi fa specie pensando che quello era uno dei posti più liberi e libertari che c'era in giro per il mondo. E se penso ad esempio alla linea che partiva da Londra ogni settimana in bus e andava a Goa o a Manali o andava a Kathmandu, molto spesso per andarsi a fare delle canne, ma molto spesso anche e soprattutto per incontrare quelle filosofie orientali, il buddismo, l'induismo, di cui molti ragazzi alla fine degli anni 60 ne hanno subito il fascino. Ora, cosa succede? Che Fausto era esattamente uno di questi, era un residuato che partiva con questi bus. Lui si faceva regalare degli autobus dismessi da compagnie di viaggio, ormai alla fine dei loro giorni questi autobus, lì cercava di rimetterli un po' a posto e si partiva con questi autobus dove era possibile arrivare via terra. E quindi per lui soprattutto l'Africa, l'India, ma nel viaggio di cui parla Mattia
è esattamente il viaggio che con un protocollo d'intesa della Farnesina ci permetteva di raggiungere Pechino via terra, quindi facendo tutta la Transiberiana con questo autobus. Un autobus colorato, dipinto fuori con le mappe, ed è stata un'avventura straordinaria perché come tutti gli altri amici musicisti, che era un po' un revival di quell'epoca sessantottina, fricchettona, chiamiamola così, si andava a suonare, ma eravamo ospiti dell'amministrazione, delle comunità che lungo la strada, e quindi abbiamo suonato in posti impensabili come le piazze dove facevano le parate militari i soldati dell'Unione Sovietica, abbiamo suonato nei teatri storici di Siberia e di Russia, e fino ad arrivare nel nulla della steppa tra la Russia e la Mongolia. Lì, come simbolo di frontiera, c'era un cancello tipo hollywoodiano, tipo Costa Azzurra, nel nulla. Da noi si usa un po' nelle Marche mettere prima il cancello prima di mettere il recinto, no? Quindi c'è il cancello e il nulla, che puoi passare sia a destra che a sinistra del cancello. È lo stesso, dicasi lì, era un oggetto simbolico, con due casupolette di legno, una di qua e una al di là del cancello, con i soldati di qua i russi, di là i mongoli. Ebbene, noi arriviamo in discesa di fronte a questo cancello con questo pullman colorato. Potete immaginare, in una frontiera transitata solitamente da pecore e pastori, che arriva un autobus. Ovviamente guardano i passaporti, guardano il nostro passepartout, che era una specie di lascia passare scritto dall'ambasciata russa per farci andare oltre, e chiediamo il visto di transito della Mongolia perché ci stanno aspettando di là della Cina. Beh, la Mongolia non è piccolissima, insomma, quindi qualche giorno ci vuole per attraversarla, soprattutto su strade del genere. Però sta di fatto, noi ci troviamo là e i soldati non vogliono prendere questa decisione, a che chiamano il quartier generale, lo chiamano e dice: ok, arrivano i colonnelli. Dicevo: sì, arrivano fra qua. Fra quando arrivano? Perché qui siamo in mezzo al nulla. Fra 8 ore stanno lì, non vi preoccupate. No, non ci preoccupiamo. E infatti ci mettiamo là, proprio come era nello stile di questi viaggi, cioè ovvero senza tempo, senza spazio. E succede che dopo 2 ore il nostro cameraman prende la chitarra e comincia a cantare: lasciatemi passare con la chitarra in mano, eccetera, eccetera. Poi, dopo 4 ore, il cuoco fa una pentolata straordinaria di penne all'arrabbiata col vino rosso che avevamo già scaldato nel corso della strada. Invitiamo anche i militari a partecipare, abbandonano i piantoni, abbandonano sul cancello, che ogni tanto pulivano, perché quell'oggetto doveva rimanere intonso come oggetto veramente simbolico. Dopo 6 ore prendiamo gli strumenti, cornamuse, flauti, chitarre, eccetera, cominciamo a suonare, e i militari che battono le mani. Ovviamente all'ottava ora il colpo di genio è di Fausto, questo nostro amico. Invece lui può adattarsi a tutto, può adattarsi a stare ad dormire in qualsiasi posto, caldo, freddo, mangiare qualsiasi cosa, ma non gli dite di farla fuori. Lui ha bisogno del suo bagno. E difatti aveva costruito dentro l'autobus una specie di bugigattolo dove aveva messo il cesso con dentro una specie di bidone dell'olio, quelli grandi. E già doveva essere scaricato da giorni, c'era un certo odore che aleggiava già da tempo, però lui va dentro il bagno e in quel momento arrivano i colonnelli, stizziti ovviamente da questo viaggio improvviso, con i manganelli sulle mani. Entrano, dice: voi restate fuori, noi andiamo a controllare che cosa trasportate di illecito, questo è probabilmente un trasporto di contrabbando. Entra e comincia ad alzare coperte, comincia ad aprire scatoloni, sportelli, cioè fra le tante cose, questi col manganello toccano un bottone nero che sta sul cruscotto, è il freno a mano che si sfrena.
l'autobus parte, i piantoni che si vedono arrivare l'autobus pur di non farlo spiaccicare contro il cancello, lo aprono, i colonnelli che rotolano per terra dalle scale, Fausto con i pantaloni a mezz'asta che arriva e tira su, ricarica il freno a mano. Ma ormai eravamo entrati in Mongolia, quindi non ci hanno potuto fermare. Bellissima storia, la racconti anche molto bene. Mi sembrava di essere lì di nuovo sul libro. Poi mi raccontava che nei prossimi giorni, nelle prossime presentazioni, ci sarà anche una teatralizzazione di queste scene. Sarebbe bello anche... Questa scena non lo so, spero che non la teatralizzino. Chi tocca scegliere un numero? Un volontario, una volontaria? Il signore che ha fatto la domanda prima. Un numero da 1 a 16. Allora, 1, l'incipit, l'inizio proprio del libro, la Birmania, andiamo all'inizio degli anni 90. A me ha stupito il fatto che sostanzialmente la Birmania abbia avuto un passaggio a un regime, tra virgolette, più democratico, cioè dalla giunta militare a un regime più democratico, adesso si è tornati praticamente alla situazione in cui... eri andato tu in Birmania. Raccontaci, poi anche lì hai conosciuto un missionario straordinario. Beh sì, diciamo che quello è stato il viaggio, l'incipit di un modo di viaggiare. Nasce anche questo da un sogno, è importante questa cosa del sogno, perché io in questo sogno immagino di cercare il posto dove sono. E so, sento che sono in un posto esotico, ma non riesco a capire in che posto sono. E a un certo punto compare una mappa che io guardo allo specchio e qualcuno me la sottrae, perché non vuole farmi sapere, nei sogni succedono cose strane, non vuole farmi sapere dove sono. Sta di fatto che mi sveglio in quel momento là. E la percezione di quella mappa era una scritta in cui... Yugrem. All'epoca, stiamo parlando del 1991, non c'erano i cellulari, Yugrem, poi quindi l'unica cosa erano degli atlanti. Il ragionamento che faccio, Yugrem, cerco Yugrem poi, e non lo trovo ovviamente. Poi faccio il ragionamento che, avendolo visto allo specchio, si gira e quindi viene fuori Mergui. E ne so quante prima. E però sta di fatto che nell'Atlante Mergui esiste, è un arcipelago della Birmania. Poi vado in biblioteca, perché all'epoca non c'era Wikipedia, non c'erano i telefoni, e l'unica possibilità era conoscere com'era la situazione tramite la biblioteca, tramite i libri, e vengo a sapere che i Mergui erano isole off limit in mano ai pirati di una nazione, la Birmania, in mano ai militari, che avevano preso il potere nonostante delle elezioni democratiche avessero fatto vincere la leader Aung San Suu Kyi, che poi dopo sicuramente avrete sentito successivamente. Fu messa in gattabuia e i militari presero il potere in mano. Sta di fatto scoppiò una guerra civile. Guerra civile che fece chiudere anche l'università, ci furono dei morti tra gli studenti che manifestavano in piazza, arrivarono i carri armati prima di Tiananmen, qualche anno prima, e se vedete il film Oltre Rangoon ve ne rendete conto qual era un po' l'atmosfera di quegli anni là. Ebbene, nonostante ciò, nonostante erano queste le premesse per cui era sconsigliatissimo, non c'erano dei voli che andava in Birmania, non ci avevi il permesso per andare in Birmania perché nessuno te l'avrebbe dato se non per motivi di lavoro. Sta di fatto che tutta l'avventura si snoda esattamente sul fatto di voler raggiungere queste benedette isole. E ci imbarchiamo con dei pescatori thailandesi nel sud della Thailandia per arrivare a queste isole che vediamo da lontano. E poi entriamo in Birmania, sta di fatto che alla fine entriamo in Birmania da profughi, facendo nascosti dentro i bagagliai delle macchine, superando dei posti di blocco e conoscendo una situazione, una Birmania che poi
E ovviamente oggi non è più così, perché ormai si è riaperta al turismo, o meglio, si era riaperta, come dice Mattia, poi si sta richiudendo al turismo, però sta di fatto che non c'era nessuno. Noi abbiamo assistito anche delle lotte tra ribelli e esercito, l'esercito aveva addirittura bruciato una città di palafitte, di paglia, di circa 300.000 abitanti, quindi ecco, stiamo parlando di che ci siamo trovati esattamente in una situazione di guerra. Ed eravamo, ci siamo resi conto forse che stavamo rischiando parecchio, io e un mio amico, quando non riusciamo più a trovare un biglietto che ci riporta a Rangoon. Un biglietto del treno, un biglietto dell'autobus, non c'è nessuno che vende un biglietto, perché se non autorizzati dal governo. E ci salva un missionario italiano, che era l'unico rimasto in una missione italiana, ormai ultra ottantenne, lui di Lecco, e tutti gli altri erano stati o uccisi, gli altri missionari, o rispediti a casa perché i militari non volevano ingerenze. Sta di fatto che lui è l'unico che era rimasto là, perché era talmente vecchio, era 60 anni che stava in quella missione, ormai era diventato birmano e parlava anche l'italiano abbastanza stentato. Sta di fatto che lui per sé e per il suo assistente birmano aveva comprato due biglietti, era riuscito a prendere due biglietti per una fuga che improvvisa, se nel caso fossero arrivati i militari ad ucciderli. Ebbene, lui rinuncia alla via di fuga e ci regala questi due biglietti che ci permetteranno poi di rientrare in aeroporto e quindi di uscire di nuovo dalla Birmania. Alain, grazie che sei venuto a trovarci. E tocca a te scegliere il prossimo. Vediamo se riesci, siccome ci sono delle tappe africane, a fortuna magari trovi la tappa africana. Ti è andata male? Numero 9 è... Purtroppo c'eri in mezzo, hai puntato quasi giusto. E il 9 è l'Albania. E l'Albania c'è un bel racconto di una serata in montagna con un cacciatore di orsi. Sì, l'Albania è per me l'Himalaya d'Europa. Ci sono dei villaggi straordinari che sono lontani dalle strade carrozzabili. E ancora ci sono dei villaggi a distanza di 2-3 giorni di cammino da queste strade. Ci si può andare solamente con i cavalli o con gli asini o comunque a piedi. Ed è una terra che mi ha affascinato da sempre, perché ho provato, anche quando era chiusa dalla dittatura di Enver Hoxha, ho provato più volte ad entrare dentro questa terra. Una volta venivo dalla Macedonia, quella che oggi è chiamata Macedonia del Nord, dal lago di Ohrid, affittai una barca per entrare in Albania illegalmente. Non so per quale motivo c'è sempre questa cosa che ritorna di provare ad entrare illegalmente nei posti. E sta di fatto che quella volta lì hanno acceso le fotocellule quando stavo per arrivare a sbarcare in Albania, e i militari molto democraticamente, con i Kalashnikov sulle mani, mi hanno invitato a girare. Io, come se niente fosse, ho fatto così e ho girato e sono ripartito indietro. Però quando l'Albania è stata aperta, più volte mi sono affacciato là e ho scoperto questo territorio straordinario, e cercando soprattutto poi dei collegamenti tramite amici, conoscenti, e la famiglia albanese che aveva curato quella casetta in Grecia e che ancora oggi la gestisce. Ebbene, ha due giovani figli che mi hanno accompagnato a conoscere un cacciatore di orsi che viveva insieme alla moglie in un piccolo villaggio di 4 case che si chiama Lunder, 4 case di cui una sola abitata. Sono degli autarchici, vivono là in autonomia, comprano poche cose, scendono pochissime volte sotto a valle, e per ovviamente mantenersi hanno una specie di grande orto in questa sommità della valle, a circa oltre 1000 metri di altitudine.
Ebbene, l'incontro con questa famiglia è stata straordinaria, perché ovviamente sembrava di essere tornati in quell'Italia tra le due guerre, a quei tempi, ma con quel tipo di tecnologia, con quel tipo di vita, di usi e costumi, e soprattutto, ecco, con quella pericolosissima sostanza che è la rakia, la grappa albanese, che ovviamente se tu non lo bevi non sei degno di star là, e quindi, ecco, diciamo che l'epilogo ve lo lascio immaginare. C'è una signora in terza fila che invidio, perché è venuta ad altre gite assieme a me con la rete delle riserve e prende un sacco di appunti. E la ammiro, perché è un segno di attenzione. E quindi il prossimo numero tocca a lei. Allora, il 3, siamo in Borneo. Cosa è successo in Borneo? Ma niente, allora, adesso al di là di quello che è successo in Borneo, voglio parlare anche di alcuni temi che si collegano. Uno di questi temi è che fin da piccolo sono stato sempre attratto da quella letteratura d'avventura, no? Che credo che molti di noi, soprattutto della nostra generazione, si porta dietro, da London, Melville, Dickens, il nostro Salgari, no? Che ha raccontato della saga del Borneo. E tanti altri autori, poi anche più da Chris McCandless di Into the Wild, no? Quello da cui è stato fatto il film, e poi i grandi avventurieri alpinisti, Bonatti, Messner, ma non solo loro, ovviamente il grande Tucci di cui parlavo prima, l'orientalista che si è mosso per le zone più remote del Tibet in anni non sospetti. Ebbene, tutta questa letteratura non poteva che alimentare lo spirito di avventura di chi oggi, come me, ha provato a muoversi e a conoscere il mondo senza queste protezioni, uscendo da questa zona comfort. Ecco questo. E allora ci sono due o tre situazioni che mi hanno permesso di uscire da questa zona comfort. Una era quella di essere predisposto, diciamo disciplinato, no? Poi ne parleremo magari anche dopo. La disciplina ad affrontare caldo, freddo, situazioni di pericolo, alla gestione del panico e via di seguito. La seconda situazione che poteva essere importante è il fattore appunto dell'azzardo, anche un po' del coraggio, e la terza era quella di andare in giro magari disinformato, o meglio non portando con sé l'alta tecnologia. Ecco perché ho cercato sempre di muovermi in alcune zone del mondo un pochettino meno tecnologizzate, e soprattutto a contatto con delle popolazioni che non erano per nulla tecnologizzate, quelle che chiamavamo noi selvaggi. Poi magari, ecco, esattamente, sono state poi per me dei momenti di grande apprendimento, di cultura, e di capire come queste popolazioni chiamate primitive in realtà poi hanno una capacità altra di saper affrontare la realtà contingente e saperne trarre il migliore, diciamo, risultato, il migliore capacità di risposta ai problemi che puoi incontrare quando ha a che fare con la natura selvaggia. Ebbene, questo del Borneo rappresenta esattamente uno di questi tentativi, un tentativo di entrare a contatto con una popolazione primitiva chiamata i Dayaki, i famosi tagliatori di testa, i quali se vuoi avere a che fare con loro devi mangiare e bere esattamente quello che loro ti offrono, e se non lo mangi e se non lo bevi è forma di scortesia. E se vi dico che mangiare significa una bella zuppa di topo con acqua limacciosa di fiume, topo investito da centinaia e migliaia di mosche, ma soprattutto, ancora peggio, bere con gli anziani di questo villaggio su una giara
che dentro c'è un disco di torba che produce fermentazione sempre con la solita acqua limacciosa di fiume, va a finire sotto, viene pescata da una cannuccia questa specie di sapore acidulo, ma soprattutto loro in segno di apprezzamento nella stessa giara dove c'è l'acqua che scende giù, scaracchiano appunto e deliberano quella specie di schifo là. Però il viaggio è esattamente questo, significa uscire dalla zona comfort, e se si vuole incontrare determinate situazioni bisogna anche sapersi adattare. C'è una ragazza con un taccuino in mano e anche lei ha il bonus numero. Sì. Due? Allora, prima annunciavo a Maurizio che il 25 maggio ci sarà una importante tappa del Giro d'Italia che passerà sulla strada del Menador. E quindi il numero due è Turchia, perché sappiamo che anche Maurizio c'era un periodo che voleva allenarsi per cercare successi ciclistici. No, ecco, tra le tante cose che appunto di cui stavo parlando adesso è importante anche sapersi allenare e accettare quando le sorti non sono proprio favorevoli, e questo viaggio lo è stato, perché è uno dei tanti viaggi in bus in cui mi sono portato una bicicletta, tra l'altro non mia, e che una bicicletta pesantissima, e che siccome dovevo rientrare in Italia, adesso non sto a raccontare ovviamente tutto il capitolo, ma no, sta di fatto dovevo rientrare in Italia, questa bicicletta è diventata un peso straordinario. E pur di portarla a casa mi massacro, mi distruggo tendini, ginocchia, caviglie, eccetera, eccetera, fino a che questa bicicletta finalmente riesco a riportarla a casa al proprietario, impacchettata, perché l'ultimo tratto gliel'ho fatto fare in aereo, pagando quasi un biglietto aereo, pur di riportare a casa questa benedetta bicicletta. E il proprietario, quando mi è venuto a prendere al porto, all'aeroporto, e mi ha detto: beh, la potevi lasciare là, l'ho vinta con i premi del benzinaio, lì, con i punti. E quindi ecco, cioè, questa vicenda della bicicletta è stata decisiva per far sì che da quel momento in poi io non ho più toccato, non sono mai più salito su una bicicletta. Andiamo in fondo a sinistra, la coppia si gioca il numero 5. Eccolo, finalmente siamo arrivati in Africa, e la passione del calcio, un generatore che doveva essere portato in Burkina Faso o in Mali. Dove finirà, in Burkina Faso o in Mali? Allora, di questi è uno dei viaggi fatti in autobus. C'era un mio amico che aveva un'orchestra spettacolo, si chiamava I Notturni, e un autobus dismesso, che non voleva dismettere, però non voleva portarlo dal Ferro Vecchio, per il semplice fatto che quell'autobus aveva vissuto l'epopea, un ventennio di spettacoli in giro per l'Italia. Questa orchestra spettacolo, che tipo Casadei, una cosa del genere, aveva girato in tutte le piazze d'Italia, e quest'autobus era stato un po' il fondale di questi spettacoli. Era stato camerino, cucina, bagno per tutti gli artisti, aveva trasportato strumenti. Dentro quell'autobus i musicisti si erano conosciuti, avevano fatto famiglia, erano nati amori, eccetera. E il proprietario non voleva far finire questo autobus in maniera anonima, banale, schiacciato magari da una pressa. E allora cosa fa? Mi chiede, dice: conosci per caso qualcuno a cui posso regalare quest'autobus? Certo, c'è Fausto. E difatti Fausto prende quell'autobus e lo porta in Africa. Io non c'ero in quel viaggio, però vi racconto com'è andata. Superata la frontiera tra Marocco e Mauritania, anziché procedere per l'unica strada esistente verso il deserto, Fausto decide con uno dei suoi pullman di percorrere l'enorme battigia della costa atlantica fino alla capitale Nouakchott.
Si tratta di oltre 400 chilometri di spiaggia transitabile solo durante le ore di bassa marea, quando il ritiro delle acque rende dura e compatta la sabbia. Quando invece il livello dell'oceano torna a salire, il bus deve fermarsi a bordo costa in attesa del nuovo ciclo favorevole. Ma le cose ovviamente non vanno come previste. Il pullman si ferma per un problema di alimentazione, poche ore per spostarlo da lì prima che arrivi il mare. Si cerca di aggiustare il guasto, fa ripartire il motore, ma non c'è niente da fare. L'acqua si avvicina. Un ultimo disperato tentativo di spostarlo a spinta, poi la corsa a recuperare i bagagli. Arriva l'alta marea, che prima abbraccia le ruote dell'autobus facendolo inclinare e poi lo trascina per sempre nell'Atlantico. Ancora oggi, dice Fausto, si vede il tettino blu di quel vecchio Menarini con la scritta Orchestra Spettacolo i Notturni emergere dall'Oceano Atlantico. Non è una nave, ma il pullman, divenuto ormai ecosistema per alghe e pesci. E chissà quali storie e leggende racconta la gente del posto. Sta di fatto che la guida Routard, la guida francese, ne ha fatto un punto geografico di riferimento chiamato Les Bus de la Méduse. Abbiamo appena parlato di orchestra e quindi, siccome non lasciamo nulla al caso, Maurizio adesso lo facciamo cambiare, prendere lo strumento Grazie Maurizio. E a proposito di cornamuse, Maurizio organizza ogni anno un grande festival che si chiama Montelago Celtic Festival. Ci sarà l'edizione 2022? Scaramanzia, è un grandissimo evento. Infatti, scherzando, gli ho detto a Mattarello: abbiamo 27 ettari e sarebbero ideali per un Montelago.
per un Montelago Celtic Festival, perché è proprio un bellissimo evento dove la gente può campeggiare, può fare... può fare campeggio, può... ci sono anche dei giochi medievali, è proprio una bellissima atmosfera. E, a me è piaciuto molto di questo, del libro, anche le confessioni di un malandrino, cioè come si conclude questo libro. E, la mamma di Maurizio, che si chiama Luciana, ha un cuore forte che tiene, e infatti alla fine... Maurizio scrive: cara mamma, ti scrivo personalmente un epilogo a questo libro. So che lo leggerai in apnea, con l'ansia che contraddistingue ogni madre, preoccupata per ciò che sta combinando il figlio. Ma ormai direi ciò che ha combinato. Ho 60 anni, il peggio è passato, è arrivato il tempo dei ricordi. Ed è quindi il momento di dirti fino in fondo la verità. Le versioni che ti ho sempre raccontato dei miei viaggi e delle mie avventure erano edulcorate, ammorbidite per non urtare la tua emotività. L'aquila di Tenerife non si è avvicinata a me perché parlavo con gli animali stile San Francesco, come ti ho fatto credere, ma mi ha attaccato per più di 2 ore perché involontariamente ero finito vicino al suo nido. E fortuna che avevo uno zaino solido che ho usato come scudo, altrimenti non saprei come sarebbe andata a finire. Ti dico solo che lo zaino fu ridotto a brandelli. Però almeno, mamma dorata, ora so perché si dice incazzato come un'aquila. Chi è il fortunato che dice che ci porta in viaggio? Riccardo, vicepresidente di Tasso Barbasso, l'onere e l'onore del prossimo numero? Il 4, c'è una... C'è un medico americana che ti ha accompagnato in alcuni viaggi, e anche in Tibet, se non ricordo male, anche da Kim, c'era lei. E soprattutto però l'hai portata per alcuni giorni in inverno in Molise. Raccontaci un po'. Allora, non so se conoscete il Molise, forse si dice del Molise la regione che non esiste, che non c'è. In realtà è una delle regioni più rurali e più intatte, forse più incontaminate, dove l'accoglienza è ancora un valore, dove diciamo il valore di questa terra è esattamente tutta quella grande emigrazione che c'è stata. Poteva essere un posto abbandonato da Dio e dagli uomini, eppure lì si sta formando una generazione, un presidio nuovo, una visione nuova della vita, e forse esattamente da questi posti che potremo recuperare un'idea di vita più umana e più solidale, di vicinanza piuttosto che di lontananza. È la storia in realtà di un caro amico che perde la vita, anzi decide di togliersi la vita, e si toglie la vita proprio mentre percorro insieme a questa mia ex fidanzata americana il percorso in Molise, e quindi tutte le vicende di questa prima sparizione, poi ritrovato senza vita, mi si collegano esattamente con il percorso che sto facendo, quindi un territorio provato, forse depresso, che cerca in qualche modo di rinascere. Ecco, quello che non si è concesso questo mio amico, esattamente quello che dico, è una rinascita, un Molise dell'anima, una nuova visione del Molise. Quindi, ecco, il gioco di questo capitolo è esattamente il gioco di Trompe la Morte. Io lo chiamo Trompe la Morte, cioè inganna la morte, come il Trompe l'œil, no? Che inganna l'occhio, che è il quadro che è in bidimensionale, che sembra una tridimensione, e lo stesso Trompe la Morte significa avvicinarsi, quasi provocarla, quasi giocarci con la morte, farti carezzare e poi scappare senza farti beccare, ovviamente prendere. È quello che avevo chiesto, ipotizzato a Roberto, che è questo caro amico, ed è quello che in parte succede in una delle vicende dell'Himalaya.
Succede esattamente un fatto impegnativo, sia di salute e sia soprattutto un evento che dà senso anche a questo libro, a questo titolo. Praticamente mi trovo in una zona del Nepal sconosciuta. Lo stesso Sirdar, cioè amico ormai, perché dopo tante spedizioni in Nepal, Chandra, detto Sibi, prende contatto con una guida locale di questa zona dell'estremo est, sotto il Kanchenjunga, tanto per capirci, cioè quella zona là. E partiamo. Io mi ammalo lungo la strada, prendo una broncopolmonite, comincio a prendere la febbre, sto male, soffro tantissimo a procedere, finché un giorno svengo. I ragazzi, diciottenni, ventenni, gli Sherpa, mi caricano sulle spalle, fortunatamente loro, se penso ai diciottenni nostri che non te ci porta sopra sicuramente, probabilmente pesavo anche di meno, però insomma, questi qua riescono a trascinarmi e succede che ci perdiamo perché anche la guida locale si perde, ci affidiamo a un pastore che incrociamo e dice ok, recuperiamo il tempo perso della strada che avete sbagliato, venite dietro a me, e ci perdiamo anche con questo pastore. Quindi immaginate che razza di zona era quella. Noi avevamo una mappa con le cime senza nome, io la chiamo la zona, l'area delle cime senza nome, addirittura sui 5-6 mila metri ci si muoveva intorno a quell'altitudine là, e non si riusciva a scendere, tra l'altro, perché c'erano continui precipizi. E sta di fatto che questa carovana di portatori, di amici, di persone, vagava in mezzo al nulla, persi ormai in una zona tra l'altro abbastanza inospitale. Succede che una notte arrivo finalmente in tenda ed ero talmente stremato ai limiti della vita e della morte che ho una visione. Intanto un rewind di tutte le vicende della vita, succede sempre così dicono quando stai per morire, no? Che c'hai una specie di frame, no? Di frammenti anche dimenticati della tua vita. Ma poi soprattutto vedo una moltitudine di persone, e ricordo benissimo questa visione, moltitudine di persone sopra cui io galleggiavo, e quindi loro mi prendevano la mano cercandomi di portare da loro, dice vieni, vieni, che qua si sta benissimo, questo è il mare della tranquillità, si sta bene, bene. E io che cercavo in tutti i modi invece di sottrarmi da queste lusinghe, da questo desiderio anche di lasciarmi andare e farmi trascinare. E loro dicevano, vieni, vieni qui a Costa Chaaro. E sta di fatto che io la mattina, dopo questo faticoso tira e molla, sono ancora vivo. E con la memoria di questo posto, Costa Chaaro, che io non conoscevo. Lo segno sulla Moleskine, sul taccuino di viaggio. Che numero è questo? E dai, facciamo che no, quello lì non vale. Che numero è? 15 lo dico io, non lo dite voi, va bene? E praticamente cosa succede? Che ecco, dove ero arrivato? Aspetta. Costa Chaaro. Ecco, già tu, persi in mezzo a queste montagne, troviamo un anziano abbastanza claudicante, con un bastone tutto storto, e ricordo che questo anziano dice venite dietro a me, e noi abbiamo seguito come se questo fosse un faro, questo bastone nodoso che scendeva esattamente lì dove noi avevamo provato più volte a scendere e non si riusciva a scendere perché c'era lo strapiombo, però lui conosceva bene i passaggi, quindi entrava dentro le rocce, ne usciva fuori, risaliva sui crinali e poi si buttava giù per i ghiaioni. Sta di fatto che questo anziano, nonostante fosse claudicante, ci fa fare qualcosa come 2000 metri di dislivello. Piazziamo la tenda, piazziamo il campo sotto 2000 metri più in basso, e quella notte c'è una tempesta pazzesca. È nel 2016, sicuramente ricordate
quel 2016, quell'ottobre 2016, quando anche in Italia rimbalza la notizia di una tempesta improvvisa che fa fuori qualcosa come 50 alpinisti che stavano facendo le varie spedizioni in Nepal, soprattutto nella zona dell'Annapurna. Noi stavamo là, ma noi se fossimo stati 2000 metri sopra eravamo fra quei 50. E invece noi abbiamo assistito a una tempesta pazzesca sotto, ma ci ha permesso di sopravvivere. Ritorniamo a Kathmandu e vediamo cosa era successo. E tra l'altro avvisiamo in Italia che nel frattempo mia madre, povera, aveva avuto già le notizie che la spedizione dispersa in Nepal, che quindi chissà se riusciremo a ritornare vivi. Invece noi rientro a casa, riapro quella moleschina, se vedo Costacciaro, lo cerco su internet e compare un comune umbro, che tra l'altro abbastanza vicino a casa mia, ma che io non conoscevo. E in questo comune c'è una montagna, Monte Cucco, sulla sommità quasi della montagna c'è l'ingresso di una grotta talmente profonda, quasi un pozzo di quasi 1000 metri di profondità, che non è stato ancora esplorato del tutto. Però sta di fatto che per la gente del posto quel pozzo altro non è che l'ingresso dell'aldilà. L'ingresso dell'aldilà. E quando racconto questa storia a un antropologo di Costacciaro, che avevo sempre rintracciato lì su internet, mi dice: vieni a casa mia. E così succede. Lo vado a trovare, mi presenta la mamma claudicante, sta su una poltrona, mi prende la mano e mi dice: ho pregato tanto per voi quando ho sentito la notizia sul telegiornale, ho pregato tanto affinché vi salvaste e sono contento che tu sei qua, dai, andiamo a festeggiare di là in cucina. E così lei si alza, prende il bastone e rivede esattamente il nodo di quel bastone che ci ha salvato in alta montagna. E a proposito di fosse profonde, raccontaci di quando ti sei inventato impresario edile per riuscire a svuotare una grotta dove erano stati buttati dei rifiuti. Beh, c'è da dire che, allora, adesso stiamo parlando anche di viaggi che metti dietro alle spalle tanti chilometri, ma per me viaggiare è un po' come vivere. Il viaggio e la vita coincidono. E a volte sono la rappresentazione di qualcosa che hai dentro e che vuoi vivere anche sempre, non solo con un volo intercontinentale. È importante che questa idea del viaggio, della vita, della scoperta, degli occhi aperti, funzioni anche nella vita di tutti i giorni. Quindi ecco, parlo a volte in questo libro di avventure, chiamiamole avventure, che non hanno non sono mirabolanti, ma sono avventure dell'anima, avventure mentali. È un po' come dico sempre ai ragazzini delle medie quando vado a fare queste presentazioni, ai ragazzini dico: l'importante non è solo viaggiare e fare tanti chilometri, ma è avere gli occhi aperti, la curiosità di conoscere, perché a volte anche la stessa strada da casa alla scuola tutti i giorni può presentare qualche novità. E se noi abbiamo lo sguardo divergente, la possibilità di guardare in cielo, possiamo notare un capitello, possiamo notare una finestra diversa, un uccello, un nido, possiamo notare uno squarcio di luce diversa, o anche le persone che si incontra in quel tratto di strada, può essere diverso. E così, tra i tanti maestri che ho avuto, che sono stati decisivi un po' per la formazione, c'è un antropologo di Leonessa, che è un comune in provincia di Rieti, è uno scrittore, ha scritto tanti libri, ma soprattutto la sua esperienza dal vivo è stata fondamentale per raccogliere la documentazione. Lui è stato 10 anni in Perù, per esempio, tra i curandero delle Ande,
e ha studiato esattamente tutta la medicina antica, quella medicina popolare, quella che non è la medicina chimica, ma la medicina naturale, quella che viene, che oggi a cui ci rivolgiamo spesso, no? Che chiamiamo medicina olistica o medicina ayurveda o ayurvedica o medicina cinese, eccetera. Ebbene, lui sosteneva che ogni comunità, visto che non c'era la scienza evoluta della medicina, della farmacopea, della chimica, ogni epoca aveva un suo medico, un curandero, ce l'aveva il curandero, ce l'aveva nelle Ande, in Russia, in Nepal si chiamavano sciamani, in Mongolia si chiamavano sciamani, da noi nel centro Italia si chiamavano sibille ed era patrimonio femminile. Questa cura olistica altro non era che la capacità, la conoscenza delle erbe, della farmacopea, abbinata alla conoscenza dell'individuo a cui si somministravano queste erbe. Quindi questo rapporto di equilibrio delle cose, quindi la malattia era considerata squilibrio e per riequilibrare bisognava mettere all'interno della persona delle erbe specifiche. Ora cosa succedeva? Queste donne, essendo femminile questa pratica, soprattutto nel centro Italia, la sibilla, pensate, la sibilla viene dalla Grecia, sibilla adelfica, la sibilla, poi c'era quella cumana, c'era quella prenestina, di sibille ce ne sono state tante, perché erano tante le donne curandere nostre. La nostra è stata importante perché addirittura riceveva da una grotta in cima a una montagna che oggi si chiama tuttora Monte Sibilla, tutta la catena si chiama Monte Sibillini per questo motivo. Ebbene, la sibilla e la grotta sono due elementi che vanno perfettamente insieme, perché la donna, siccome voi sapete quello che è successo anche con la Chiesa, con il periodo della stregoneria, venivano bruciate queste donne sapienti, ma non solo le donne, anche Giordano Bruno veniva bruciato, no? Per lo stesso motivo, o Cecco d'Ascoli, da noi lo stesso. Cosa succedeva? Che queste donne dovevano celarsi, non dovevano essere loro, non doveva essere Marina, Franca o Luigia a dare i rimedi, ma doveva essere la terra, come se fosse, ci fosse un filtro, la grande madre terra. La donna andava nelle viscere della terra, vaticinava da lì sotto, dava i suoi rimedi, le sue cure da là e la sua voce si espandeva per queste grotte. Ora succede che in un periodo storico diversi siriani, medici, scienziati dell'epoca, parliamo dell'alto medioevo, arrivano dalla Siria come anacoreti, arrivano qua, il Papa li prende, li gestisce e li porta, li manda nelle varie comunità in difficoltà. Due di questi, Mauro e Felice, li porta in Valnerina. La Valnerina altro non è che una valle profonda che va da Visso a Terni, dove scorre il fiume Nera, si chiama Valnerina per questo motivo. Ebbene, il Nera di solito in tempi antichi sondava e puntualmente formava la palude, impaludava, e dove c'è la palude c'è la malattia, c'è la pandemia, quindi c'era la peste, c'era la malaria, c'era il colera, e questi santi o scienziati, chiamiamo così perché poi diventano santi per quello, vanno là e bonificano questi territori, come raccontava prima Claudio dell'Adige. Succede che bonificandoli si rendeva più salubre la zona e quindi migliorava la qualità della vita. Sta di fatto che questi vengono fatti santi e loro curavano con un'acqua miracolosa o da una sorgente. Attorno a questa sorgente ci hanno fatto una chiesa dedicata a questi due santi, Mauro e Felice, che sono poi padre e figlio. Loro uccidono il drago, come lo fa San Giorgio, come lo fa San Gabriele, San Michele, perché con la lancia. Il drago non è altro che la rappresentazione della pandemia. Il drago è la malattia. E quindi chi uccide la malattia, chi cura la malattia, diventa quasi santo. Il professor Polia, che è un antropologo, lui stava cercando le sibille.
gli antri dove esercitavano queste donne che erano molto diffuse. Pensate che dalle nostre parti fino agli anni 70 c'è stata una donna che curava in questo modo, come una sibilla, con l'antica arte della conoscenza, quasi come se andasse in trance, curava con le erbe e dava dei rimedi anche psicologici proprio per riequilibrare gli squilibri in atto. E sta di fatto che il professore su questa chiesa medievale costruita sopra la sorgente vede un basso rilievo. Ci sono quattro immagini. La prima è San Felice che cura un malato. La seconda è l'angelo protettore. Poi c'è San Mauro che uccide il drago. E poi c'è una quarta immagine. Se voi andate in questa chiesa, Sant'Anatolia di Narco è il comune, chiesa di San Mauro e San Felice, questa quarta immagine rappresenta una grotta. Una grotta a forma di grammofono, con la roccia a puccettine così. Ebbene, il professore comincia a fare domande in giro per sapere dove può essere questa grotta. Nessuno lo sa, finché non incontra un ultra novantenne, il quale dice che quando era piccolino gli legavano le caviglie con una corda e lo tiravano giù per questa grotta per oltre 10 metri, come fosse un budello qua, verticale, per andare a prendere l'acqua curativa che stava giù in fondo. E allora il professore dice: dov'è questa grotta? La grotta è lì, solo che adesso non c'è più, perché è stata fatta una strada, hanno preso i detriti e le hanno riempite. Ebbene, a quel punto il professore dice: proviamo a riaprirla, ovviamente senza permessi, ovviamente chiede ai suoi amici fidati, ai suoi allievi fidati di partecipare. Ci troviamo una ventina di amici, ragazzi, suoi allievi, che cominciano a scavare. All'inizio mandiamo addirittura i bambini, perché sono loro quelli più che scavano meglio dove è stretto. E poi, mano a mano che si allarga questa grotta, arriviamo giù per 10-12 metri fino a trovare la sorgente e a verificare esattamente l'intuizione di quel professor Polia. E quindi, ecco, diciamo che la storia finisce esattamente con quell'idea che a volte esattamente sono i sogni, le visioni di qualcuno che ci aiutano ad andare avanti e a costruire il futuro e le risposte anche del passato. Grazie. E con Elena abbiamo pensato di fare concorrenza ad Amadeus, infatti fino alla diretta olimpica delle due pensavamo di andare avanti, perché possiamo ascoltare un'altra decina di storie. No, siamo nell'ultimo terzo delle storie, poi Maurizio gli facciamo reimbracciare anche la cornamusa. E grazie perché ci ha ospitato in un bellissimo festival a Camerino quest'estate. Veramente è stata una bellissima atmosfera, un bellissimo concerto in una città che fa impressione vederla tutta vuota, ma qua mi autospoiler, se vado avanti. E Massimiliano, ti diamo il compito di scegliere tra 6, 10, 11, 14 o 16. 11 Ibra. Allora, il numero 11 è dedicato alla Libia. E un episodio che mi ha fatto capire quanto riesce a ottenere, Maurizio, come dire, certe situazioni noi diremo ma no, non ce la farò mai, non riuscirò mai a fare questa cosa qua, non riuscirò mai. E invece lui ce la fa, come in un altro episodio. Cosa è successo in Libia? Beh, fa parte di un capitolo dedicato a delle Renault Kangoo, che sono delle macchine fortissime che ho mandato spesso anche ad olio di colza. E diciamo che sono macchine che ho anche minimamente camperizzato e con le quali ho girato posti abbastanza, un po' sulla falsariga degli autobus. Quello della Libia è stato un caso, perché volevo andare in Libia, ma la Libia era all'epoca di Gheddafi, era preclusa al turismo fai da te.
potevi andare solamente con gruppi organizzati, con un militare a bordo, con un programma già fatto e con tutto prenotato, come si viaggiava in Russia prima che, insomma, che chiudesse l'Unione Sovietica, o come in Corea del Nord adesso. Sta di fatto che il caso vuole che conosco un responsabile del turismo libico che mi fa passare per giornalista. E quindi vado là, presento dei documenti, un progetto culturale, e riesco ad entrare in Libia con la mia macchina, mi cambiano la targa, e quindi giro tutta la Libia in posti pazzeschi, e tra questi c'è, non so se siete mai stati in Libia, c'è Ghedames, che è una città sotterranea del deserto, chiamata un po' il gioiello del deserto, perché patrimonio mondiale dell'UNESCO, che oggi è completamente una città museo, tutte le persone che abitavano dentro questa città sono state portate fuori, e si può visitare di giorno, ovviamente, però io chiedo, grazie a questo pass particolarmente significativo che mi accreditava in maniera importante, chiedo di restare lì la notte, e così assisto a quello che poteva essere una scena d'altri tempi, ovvero la chiusura delle porte. Una volta ci si chiudeva dentro, nel caso specifico, diciamo, i chiavistelli adesso stanno tutti fuori, però io sono rimasto dentro al buio in una città tutta per me, con tutte le porte aperte. Quindi in questa città museo, che ho girato minimamente, nonostante non abbia mai dormito, abbia girato continuamente, con una moschea che faceva da bagno, con diciamo angoli straordinari, bellissimi, di privati, di storia che era emersa in una visione fantastica di notte, girando con le lanterne come si faceva una volta. Ah, grazie. Invece chiediamo 6, 10, 14 o 16. Allora, il 10 non siamo molto lontani, e andiamo in Marocco, l'Atlante, e Marocco / Algeria. Come mai? Beh, la sete d'avventura a volte ti spinge dove non dovresti andare. È successo che nel sud del Marocco, con una macchina non predisposta, senza attrezzature, decidiamo di affacciarci timidamente in una pista che collega il sud del Marocco con l'Algeria. Non dovevamo entrare in Algeria, sta di fatto che, girando un po' a caso, senza tra l'altro mappe professionali, senza troppa attrezzatura, riusciamo a rientrare in Marocco dopo essere stati in Algeria, e sta di fatto che non ci vogliono far rientrare perché, nonostante avevamo il visto del Marocco, venivamo esattamente come sempre dalla rotta dei contrabbandieri. E quindi ecco che sono state delle mele, degli aranci, e poi probabilmente la nostra fantasia italiana a risolvere un po' la faccenda e farci diventare poi amici di questi diciamo guardie di frontiera del Marocco. E noi, rientrando, avevamo distrutto poi tutta la macchina, perché non era una macchina, era una macchina che avevamo preso in affitto, e non era una macchina predisposta per fare il deserto. Sapevamo già che ci avrebbero tolto quei 3-4 mila euro di caparra che di solito si dà alle macchine, però la fortuna è che quando siamo usciti dal deserto abbiamo incontrato uno dei meccanici più bravi della Parigi-Dakar, che ci ha rimesso a nuovo la macchina talmente bene, nonostante che, tra l'altro, ecco, non abbiamo perso i pezzi, perché non avendo delle corde si era staccata, sbollata tutta la macchina, con le mascherine eccetera, le abbiamo riportate queste cose utilizzando i lacci delle scarpe, quindi potete immaginare quanto poteva tenere, eppure ha tenuto. E l'ha rimessa talmente a posto bene che l'abbiamo dovuta sporcare apposta per rendere credibile, diciamo, quando abbiamo riportato la macchina direttamente lì al rent car dell'aeroporto.
tre elementi da consigliare per chi ci ascolta su Facebook, per chi vuole buttarsi nell'arte di Maurizio Serafini. No, però guarda, io ti parlo di tre predisposizioni mentali. Una è quella un po' di azzardo e di coraggio. Quindi cioè il fatto, io considero un po' che la paura è giusto che ci sia, perché la paura è quella che ci preserva, che ci aiuta. Però a volte noi siamo, non so, troppo paurosi, soprattutto in principio, una paura pregiudiziale. Quindi diciamo avere paura dei dati di fatto e non dei pregiudizi, uno. Due, seconda cosa è essere un pochettino allenati. Cioè non si può fare un cammino di 900 km se non si cammina mai. Quindi diciamo che nel benessere psicofisico si considera, secondo me, anche l'aspetto di camminare un pochettino, di farsi trovare fisicamente pronti, in salute, e quindi a saper affrontare dei disagi che possono capitare, speriamo di no, perché però possono capitare. E terzo, il fattore Q, cioè il fattore culo, che è la fortuna. La fortuna che secondo me funziona, perché se tu sei predisposto, hai quegli occhi, ecco, lo sguardo attento è importante, e quando capitano dei segni, dargli valore a questi segni, no? E il fattore Q che io ti racconto in una breve cosa, esattamente, che è successa quando c'erano le lire. 200 lire, la storia delle 200 lire. Andavo in bosco sempre con la tenda di notte da solo, perché sai che succede? Quello è un esercizio, per esempio, no? Nel bosco di notte da solo con la tenda c'hai paura, all'inizio c'hai paura, ogni rumore si amplifica nel tuo immaginario, è pazzesco quanta paura. Ma nelle Marche l'orso non c'è. Adesso c'è anche nelle Marche. Ormai ha svalicato dall'Abruzzo e è venuto anche nelle Marche, l'orso marsicano. Comunque sta di fatto che quando tu vai a dormire hai paura, poi piano piano ti abitui. Allora succede che una volta, in una di queste, mi sveglio la mattina. Avevo dormito benissimo, stavo bene, e c'era proprio un bisogno, dice, sai, la mattina di colazione, la sigaretta e poi il bagno. Ebbene, trovo un faggio fantastico, dico, mi libero lì. E quando mi libero, tiro giù i pantaloni e mi cadono 200 lire, c'erano le 200 lire per terra, me ne accorgo di queste 200 lire, è quasi come tributo alla natura che mi aveva accolto, un po' come quei turisti, insomma, quando vanno alla Fontana di Trevi, che per tornare buttano la moneta dentro, metto queste 200 lire esattamente come puntale del mio deposito intestinale, taccala, prendo, mi rivesto e parto, scendo, rifaccio, vado su in cima alla montagna e poi scendo giù, vado alla macchina, cerco le chiavi della macchina e non le trovo. Perché dico, oddio, vuoi vedere che sono cadute esattamente lì dove sono erano cadute le 200 lire? E chi lo trovo quel posto? Infatti vado su, risalgo la montagna, scendo giù da dove più o meno avevo dormito, e com'era un punto X di una montagna X non meglio identificato, cerco, vado sopra, vado sotto, vado a destra, a sinistra, non lo trovo, niente da fare, finché un raggio di sole penetra nell'oscurità del bosco, ting, va sulla moneta da 200 lire, manda il riflesso, vado là e trovo le chiavi. Questa dimostrazione che alcuni fatti apparentemente banali, insignificanti, in realtà contengono un significato. Questa è la chiusura, il famoso fattore Q. Insomma, mai lasciare le 200 lire nel bosco, neanche 50 centesimi, 20, magari sì, perché porta fortuna. Maurizio, vuoi presentarci un secondo momento cornamusa o procediamo? Allora Fabrizio,
grazie che sei venuto. E 6, 14 o 16? Il 14 è un'altra bella botta di Q. E Isole Andamane. Bellissima, veramente un'esperienza di quelle da avventuriero d'altri tempi. E come siete riusciti ad andare su quell'isola sulla quale non poteva andare nessuno in teoria? Allora, a me quello che mi piace delle Andamane è il fatto che ci sono delle tribù che sono rimaste isolate per migliaia d'anni e non sono ancora state toccate. Ci sta un'isola nella fattispecie, si chiama North Sentinel, dove i sentinelesi è la tribù più selvaggia del mondo, è rimasta all'età della pietra. Vivono su quest'isola indisturbati, chi si avvicina viene infilzato da frecce e spade. E cos'è successo a un americano che voleva andare là a portare la parola di Cristo, ha detto Dio ti perdona, Dio vuole bene anche a te, seccato, è rimasto lì sulla spiaggia. Però sta di fatto che sono isole protette adesso anche dal governo indiano. E siccome mi piaceva questa idea di questo mondo abbastanza incontaminato, non volevo andare in queste isole perché appunto sarebbe stato impossibile, però mi pongo un obiettivo, quello di raggiungere due isole disabitate, deserte. Per raggiungerle diventa quasi un'avventura casuale, chissà se ci riusciamo ad arrivarci. Sono due isole protette dalla forestale, diciamo, indiana, perché questo arcipelago ricade nel governo indiano, e il caso vuole che ci troviamo a cena con delle donne che sono esattamente le mogli dei capi della forestale indiana. E con queste donne, tra l'altro, che parlavano benissimo l'inglese, raccontiamo di questo nostro sogno e del motivo per cui noi stavamo lì, che già era un posto abbastanza particolare, non è proprio un posto turistico classico, e noi raccontiamo che il nostro sogno è raggiungere due isole, che sono isole dei pirati, dove vanno di solito i pirati, e che per noi, un po' salgariani come siamo, la nostra idea era quella di raggiungere queste isole dei pirati. E siccome erano off limit queste qui, queste signore fanno da tramite con i loro mariti e alla fine riusciamo a partire e raggiungere e stare 4 giorni e 4 notti in un'isola deserta, secondo me molto meno protetti di quelli dell'Isola dei Famosi, e stiamo là, aiutiamo a partorire una testuggine gigante, troviamo nella giungla, diciamo, dell'isola, dentro la vegetazione, una palafitta con dentro tutta la roba dei pirati, e quindi ecco, magari non abbiamo trovato il tesoro, ma ecco, l'idea era quella. Il gruppo di signore di Trento hanno la possibilità di scegliere fra 6 e 16. Allora, 6 è un posto che non so se apprezzi o se ci sei tornato piacevolmente, che è Cipro. E Cipro è la Kangoo verde, ma Cipro anche ti ha fatto probabilmente capire che non sempre noi adesso siamo abituati a voler sapere tutti i mezzi del mondo per arrivare in un determinato posto. E lì forse dal libro si legge si è arrivato a quasi un livello di disperazione. Sì, beh, più o meno è quello che ho raccontato con la bicicletta. Cioè, no, non risalirò più sulla bicicletta per questo motivo, perché Cipro non mi ha dato quella, diciamo, accoglienza che poteva dare minima nei confronti di una persona in difficoltà, e quindi ecco, oltre alla bicicletta ho messo anche una pietra sopra a Cipro. E Cipro è anche il colore verde Cipro di un'altra delle tue Kangoo. Sì, questa era la Kangoo camperizzata con cui abbiamo girato e poi morta in Albania.
con stata diciamo, ho fatto una strada che non doveva fare la macchina e si è rotta la coppa dell'olio e è rimasta là, ma e ci ha permesso però di scoprire una città in Albania che si chiama Poliçan, che è una città che il governo di Enverocia ha voluto volutamente nascosto perché lì producevano le armi. Non so se avete visto il film Underground di Kusturica. Esattamente, è ispirato a questa vicenda qui di Poliçan, una fabbrica, pensate, tutta sotterranea, scavata sotto nelle viscere di una montagna che si chiama il Tomorri, dove passavano addirittura due camion a sensi alterni, e c'era una città di circa 10.000 abitanti, tutta sotto, sotterranea, producevano armi, e dall'alto non si vedeva perché le ciminiere uscivano a pelo della montagna, quindi anche le rilevazioni dall'alto non producevano informazioni. E così è durata per quasi 20 anni questa fabbrica, e la Kangoo esattamente è morta là, in questa città che non c'aveva nome, come non c'aveva nome i suoi abitanti, non era segnalata nelle cartine, o perlomeno non era segnalata fino a che c'è stato il governo di Enverocia, tutte nelle cartine dell'Albania. Questa città, nonostante fosse grande, di circa 10.000 abitanti, non è stata segnalata. Quindi la Kangoo verde Cipro esatto, dorme là insieme a, diciamo, alle industrie metallurgiche ormai dismesse. L'ultima la chiamo io, numero 16, ed è un breve capitolo dedicato ai giorni del terremoto nel 1997. E tu parli di un effetto Broken, e non sono riuscito a capire più di tanto questo capitolo, e spiegamelo. Beh, Broken è una montagna che sta in Germania, dove c'è un effetto ottico che dipende dall'umidità e dal sole. Se voi state in montagna, io credo che capiti anche qua, al limitare delle nuvole, il vostro corpo, con l'illuminazione del sole dietro, produce un'ombra su questo muro, diciamo, di nuvole. E forma non solo l'ombra, ma un'aureola, come un arcobaleno, attorno all'ombra del vostro corpo. E siccome è capitato quel giorno lì del terremoto, che improvvisamente nel 97, purtroppo io vivo in questa zona che ogni 10 anni una bella sgrullata ce la dà, e nel 97 mi trovai esattamente nell'epicentro in montagna, quindi vidi le montagne scivolare giù, spaccarsi, frane da tutte le parti, tra l'altro sentieri ormai occlusi dalle frane, dove ero passato non potevo tornare, quindi ho fatto un giro fino alla cima, alla sommità di una montagna non tanto alta, però abbastanza alta, 2400 metri, e esattamente lì non sapevo se ero vivo o se ero morto, perché era una giornata di sole, subito dopo il terremoto è salita la nebbia. E quindi ecco, mi sono trovato esattamente a attraversare tutta la nebbia e ad addormentarmi sulla cima di una montagna, di questa montagna, e svegliarmi poco dopo al sole con tutto questo mare di nebbia. E come ho cominciato ad avvicinarmi alla formazione di nebbia, è venuto fuori questo effetto chiamato effetto lo spettro di Broken. E siccome io mi sono sentito esattamente come uno spettro che vagava per le montagne terremotate, con una percezione, una capacità percettiva decuplicata, perché quello è successo, io sentivo di più, ascoltavo di più e vedevo in mezzo alla nebbia. Era quello che ho raccontato, perché e l'ho chiamato poi lo spettro di Broken, Broken in senso di rotto, come la terra è stata rotta in quel settembre del 97. Curiosità, domande, numeri non ne ho più, ho finito di dare i numeri. Sei stato, appunto, la vicenda quella di Cipro è collegata
ad un appuntamento che tu avevi a Nuova Delhi per parlare dell'orientalista Giuseppe Tucci. Parlaci un po' di questa esperienza che hai avuto, insomma, anche lì sei stato all'ambasciata italiana, il Centro Italiano di Cultura di Nuova Delhi. Io sono stato studioso di questo orientalista, magari non so se nella biblioteca avete qualcosa di Giuseppe Tucci, probabilmente sì, perché diciamo adesso non... comunque Giuseppe Tucci è il più grande orientalista italiano del Novecento. Pensate che gli inglesi sono un po' nazionalisti da questo punto di vista, hanno sulla cultura un po' la puzzetta sotto il naso, eppure nell'enciclopedia britannica tutte le voci legate a Oriente, buddismo, induismo, Milarepa, eccetera, eccetera, sono state scritte da Giuseppe Tucci, il quale ha raccontato ai tibetani e ai nepalesi la loro storia. Pensate che non c'era una storiografia ufficiale, l'ha raccontata Giuseppe Tucci. E quando io sono andato in India a preparare una mostra all'ambasciata d'Italia con tantissimi ospiti provenienti dall'India, che tutti quanti venivano a celebrare il professore, e ce n'era uno che era un guerrigliero Kampa che mi ha fatto vedere praticamente il libro, che i libri là sono specie di tavolette, no? Non so se l'avete mai visto, i libri sono foderati di stoffa e poi le pagine non sono rilegate ma vengono girate dentro queste, tra le tavolette. Ebbene, questa storia del Tibet l'aveva scritta Giuseppe Tucci e lui, questo guerrigliero Kampa, l'aveva portata nella bisaccia del suo cavallo quando era stato praticamente era stato partigiano guerrigliero contro l'invasione cinese in Tibet. Quindi, perché dovete sapere che c'è stata l'invasione cinese fortemente nel 1950 con un dispiego di milizie e di armigeri, ma c'è stata anche una resistenza da parte dei tibetani, una frangia piccolissima ma l'armata, ma che conosceva bene il territorio, che ha dato filo da torcere ai cinesi, tra questi soprattutto questa etnia chiamata Kampa, e loro, la loro identità, grazie a quell'identità hanno fatto la loro resistenza, perché il Tibet prima erano tribù che magari si facevano anche guerra tra di loro. Poi diciamo che la storiografia del Tibet scritta da Tucci ha creato lo Stato, come è stato William Butler Yeats in Irlanda. Quindi ecco, gli Stati sono stati fatti dalla letteratura, dalla storiografia, dagli intellettuali. E così è successo per il Tibet, ma è stato in questo caso un italiano che è Giuseppe Tucci. Una domanda banale. Il posto dove vorresti andare domani? Giappone. E lì a vedere che cosa nello specifico? Allora, mi piacerebbe fare il giro dello Shikoku, che è un'isola, come abbiamo cominciato con Cristina ad amare questa storia dei pellegrinaggi legati alla spiritualità, alla conoscenza di se stessi, eccetera. C'è nello Shikoku, cioè è un'isola del Giappone dove ci sono i 108 templi shintoisti collegati da questo sentiero. Ed è un famoso circuito di pellegrinaggio di 1400 km che si passa per tutti questi templi shintoisti. C'era un libro, un film di Lia Beltrami su questo, qualcuno sa, si ricorda. Abbiamo delle domande o vogliamo sentire ancora il maestro? Sì, dai, siamo andati lunghi. Ma noi volevamo fare le 4 ore col dopo festival. Sì, però lei è stamattina alle 7:30 che sta qua dentro. L'aveva già detto prima. Grazie Maurizio. Hai studiato, c'è scritto anche la tesi sulla cornamusa. Sì, ho fatto la tesi in etnomusicologia sulla cornamusa del mondo. Dovete sapere che questa qui è una delle più giovani, è la più famosa.
viene dall'impero delle Indie, insomma, quando non a caso dalle colonie, non a caso il Pakistan la banda dell'esercito è fatta di cornamuse scozzesi. Volevo far fare uno spottone al volo prima di Carosello sul Cammino Francescano della Marca. Beh, il libro sta qua, sempre stesso editore, se qualcuno è interessato a camminare su questo territorio abbastanza provato dai terremoti, però molto bello, che chi l'ha fatto credo che possa testimoniarlo. Questa è la guida adatta per conoscerlo e nel caso, ecco, io sono qua per il firmalibro, ringrazio Mattia ovviamente, ringrazio il Comune e la Biblioteca di Levico, avete un territorio bellissimo e preservatelo. Grazie. E grazie anche alla decina quindicina di persone che ci ha seguito da Facebook. E allora, grazie Elena e buonanotte a tutti, vicini e lontani.